Poracci, ma qui se non ci fosse stato Heaven a salvare la situazione, avreste sbagliato tutti quanti. Non si tratta di Mario Teaches Typing. La risposta più bella però l'ha data sicuramente Joy con The Pen is on the Table. Questa è la prova che il gioco lo hai studiato a fondo, almeno nel primo livello. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Yoshi's. Mario, go fish! Come here, fishy fishy! Here, fishy fishy! Ok! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi sempre con estrema serietà. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima perché commenteremo un reveal a sorpresa da parte di Nintendo, faremo chiarezza sulla cancellazione delle 3 2022 e commenteremo gli ultimi risultati di Kirby e in generale l'andamento di tutto il mercato videoludico in Giappone. Prima di iniziare però vi invito a controllare la data sul calendario e a partire verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi ovunque, ma sempre con discrezione. Trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo e c'è da fare una piccola aggiunta a quanto detto ieri. Nintendo infatti non ha aggiunto solo 3 nuovi giochi ai cataloghi NES e SNES. Alla libreria SNES sono state aggiunte 2 versioni SP di titoli già presenti. Si tratta, proprio come accaduto in passato per altri giochi, di versioni alternative di grandi classici che solitamente portano i giocatori direttamente all'interno del post-game. Così nella versione SP di Punch-Out abbiamo l'accesso allo Special Circuit sbloccato da subito, mentre in Super Mario World la versione SP permetterà di iniziare esattamente dopo il completamento del mondo speciale con tutte le alterazioni della mappa di gioco. Inoltre vi segnalo che in Giappone l'app SNES al posto di Earthworm Jim 2 ha ricevuto Harvest Moon. Non è chiaro il perché di questa differenza regionale, ma con il fatto che in tempi recenti la serie in occidente ha cambiato nome in Friends of Mineral Town, probabilmente si tratta di una scelta dettata da problemi di copyright. Comunque, nel caso sapeste leggere il giapponese, Harvest Moon lo trovate lì. Avete presente quando nel 2020 Platinum Games fece un bel pesce d'aprile annunciando lo sviluppo di Sol Cresta e la creazione dell'etichetta Neo Classic Arcade? E quando esattamente un anno dopo fu confermato che effettivamente non si trattava di uno scherzo? Beh, per il terzo anno di fila lo studio sta facendo parlare di sé, perché in una conferenza completamente fuori di testa, che sembra più uno sketch comico che altro, sono stati annunciati ben 9 nuovi giochi in lavorazione. Si tratta di un pesce d'aprile? Stanno dicendo la verità? Probabilmente lo scopriremo solo il prossimo anno. Vi ricordate di Abandoned? Beh, complimenti, perché dopo mesi e mesi di incessanti speculazioni intorno al titolo, dietro al quale tutti erano convinti ci fosse lo zampino di Kojima, improvvisamente si era smesso di parlare della prima creazione di Blue Box Studios. Il lancio della Real Time Experience app si era rivelato a dir poco fallimentare e dopo le promesse che i problemi tecnici sarebbero stati risolti a breve, arrivando così a mostrare la reale entità del progetto, siamo caduti nel silenzio più totale. Negli ultimi giorni gli utenti hanno iniziato a notare come gran parte dei post social dello studio fossero stati cancellati, facendo presagire a un probabile abbandono di Abandoned. Ma a quanto pare Blue Box non molla la presa e attraverso una comunicazione diretta alla community lo studio ci tiene a far sapere che il progetto è vivo e vegeto e prima o poi arriverà il tanto agognato aggiornamento della app che permetterà di sperimentare il prologo dell'avventura. Prima o poi, perché per ora non c'è neanche uno straccio di data. Ora ditemi, c'è qualcuno che ancora crede che dietro a tutto questo ci sia un piano geniale di Kojima? Ma passiamo alle notizie del giorno. Neanche a farla apposta, proprio in queste settimane parlavamo dell'imprevedibilità di Nintendo, che ormai da un po' di tempo a questa parte ci ha abituato a una comunicazione che potremmo definire a caso. È impossibile prevedere quali saranno le prossime mosse della grande N, ma c'è comunque sempre qualcosa di cui discutere. E da nulla, ma proprio con fare random, Nintendo ha deciso di ripescare la sua linea di Classic Mini, miniaturizzando la più iconica delle console, il GameCube. Non vi nascondo una certa emozione, perché prima di tutto ormai quella delle mini console sembrava una stagione bella che conclusa, e poi perché il GameCube Classic Mini rappresenterà la prima occasione pensata appositamente per riscoprire questa piattaforma
forma immortale. Così, mentre Nintendo 64 ce lo siamo perso per strada e vive in forma digitale sul pacchetto aggiuntivo dell'NSO, in occasione del 20° anniversario dal lancio della console in Europa, ne sarà proposta una riedizione contenente al suo interno 30 grandi classici. Non abbiamo ancora la lista definitiva del catalogo, ma Nintendo per ora assicura la presenza di Wind Waker, Metroid Prime e Super Mario Sunshine. Come minimo mi aspetto la presenza di Luigi's Mansion, Wave Race, Pikmin e Smash, ma chissà che la grande N non decida di farci un sorpresone aggiungendo qualche chicca mai uscita dal Giappone. Comunque la console così piccola è ancora più spettacolare ed ha esattamente delle dimensioni di un mini disco, che potrà essere inserito all'interno dell'hardware, ma ovviamente il lettore non è presente. Una vera chicca però è la compatibilità con i controller originali e la possibilità di comprare separatamente il GBA Player, ma anche questo solo per bellezza. Volete mettere però? Finalmente la maniglia sul retro avrà un senso. La console uscirà venerdì 6 maggio a un costo di 99€ e arriverà con un controller, 30 giochi precaricati e le solite comodità dettate dall'emulazione, come presenza di save state e possibilità di riavvolgere il gioco. Voi poracci cosa ne pensate? La comprerete? Io sono tentatissimo, ma c'è un dettaglio che mi frena. La comprerei ad occhi chiusi e se solo non fosse un pesce d'aprile. È andata così. Bene, torniamo seri e adesso torniamo alle notizie vere, ok? Niente scherzi, giuro. Ormai lo avrete sentito anche voi, l'edizione 2022 delle 3 è saltata e l'Expo tornerà solo nel 2023 con un'edizione in presenza. C'è veramente bisogno di disperarsi? A mio avviso no. La cancellazione delle 3 è un evento a suo modo epocale, ma non arriva certo dal nulla, anzi era dato quasi per certo che l'evento quest'anno non si sarebbe tenuto. Ben prima del 2020 le 3 aveva già iniziato a perdere la sua rilevanza all'interno dell'industria ed erano tanti grandi publisher che già si erano staccati dall'evento per portare indipendentemente i loro show di presentazione estivi. EA, Sony e Activision non presenziavano alle 3 da molto tempo e la pandemia è stata solo la mazzata finale, ma la crisi era iniziata da molto prima. Lo scorso anno abbiamo avuto la dimostrazione che una fiera unicamente digitale difficilmente riesce a giustificare la sua esistenza, da qui il consolidamento di appuntamenti esterni come l'EA Play o l'Ubisoft Forward. Perché un'azienda dovrebbe pagare un ente esterno per avere una vetrina di esposizione che si risolve in una semplice diretta streaming? Con la concorrenza agguerrita di Jeff Keighley e i suoi numerosi eventi, con la Summer Game Fest pensata proprio per mettere in ginocchio l'istituzione E3, direi che quella dell'ESA, l'ente dietro alla manifestazione, è semplicemente la scelta più logica. Ma concretamente, senza E3, cosa cambia? A livello pratico, a noi consumatori, direi ben poco. State pur certi che tutti i publisher avranno le loro presentazioni, solo non è detto che saranno tutte concentrate nell'arco di una settimana. Le tempistiche potrebbero essere più flessibili con un Nintendo Direct ad esempio già a maggio o a giugno inoltrato. Se volete poi un appuntamento quanto più simile a un evento di presentazione, Jeff Keighley non si lascerà di certo sfuggire l'occasione di tirare su una serata digitale piena di reveal e pubblicità assortite. A rimanere fregati sono di sicuro i piccoli publisher e gli studi indie che sfruttano queste occasioni in presenza per fare networking, fare conoscenza all'interno dell'industria, presentare i propri progetti e magari riuscire a siglare i contratti di distribuzione. Ma ripeto, a noi cambia ben poco e ovviamente qui sul canale seguiremo nel modo più approfondito possibile le 3 senza le 3. Intanto però ci sono i primi segnali di ripartenza. Quest'anno sia la Gamescom che il Tokyo Games Show avranno le loro edizioni fisiche e speriamo che il 2023 segni una vera e propria rinascita non solo per le 3 ma per tutta l'industria. Voi poracci cosa ne pensate di questa cancellazione? E chiudiamo al volo tornando a parlare di Kirby e la Terra Perduta, perché Famitsu ha pubblicato i dati di vendita relativi al Giappone per la settimana che è appena passata. Abbiamo infatti la conferma che il debutto nelle 3 dimensioni di Kirby anche in madrepatria è stato un successo. Sono oltre 380.000 le copie vendute in Giappone di Kirby e la Terra Perduta, un debutto senza precedenti all'interno della serie che, se confrontato con i precedenti esordi avvenuti in Giappone, fa capire l'entità del successo del primo capitolo in 3D del platform. Solo qualche anno fa Star Allies aveva malapena superato le 220.000 copie, mentre il secondo posto è occupato da Kirby Superstar Ultra, uscito su DS nel 2008, con un totale di quasi 261.000 copie. Possiamo già affermare che si tratta del secondo lancio più grande dell'anno in Giappone, dietro a Leggende Pokémon Arceus, ma davanti ad Elden Ring. Cioè,
Pazzesco. Se invece vogliamo parlare di flop, purtroppo, le cose sono andate male anche sul suolo nipponico a Ghostwire Tokyo, che probabilmente paga la sua esclusività PS5. Poco più di 10.000 copie per una produzione passata estremamente in sordina, nonostante sia stata sviluppata non di certo dai primi arrivati. Il resto della classifica è abbastanza in linea con quanto ormai siamo abituati a vedere. Mario Kart vende ancora come se fosse il Day One, e a parte qualche piccola eccezione, i primi 10 posti sono tutti occupati da titoli Nintendo. Dal lato hardware invece le 35.000 PS5 vendute confermano un dato importante: appena la console torna disponibile non ce n'è per nessuno, soprattutto per Microsoft. Infatti se combiniamo le vendite di Xbox Series X e S si raggiunge quota 390, una disparità impressionante. Switch invece anche sul lato hardware regna incontrastato. Cosa ne pensate di questi dati di vendita? Vi sorprendono? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Vi segnalo che lunedì e martedì sarò fuori per una presentazione e quindi potrei non pubblicare nulla. Cercherò comunque di non lasciare totalmente scoperto il canale. Comunque seguitemi anche su Instagram per delle comunicazioni in tempo reale. Non mi resta che darvi appuntamento alla prossima settimana. Voi questo weekend, mi raccomando, fate bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Pesce, Michele Aprile, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Dove andrà così? Fratelli, dove andrà così?